Dopo essere stato interrogato per 6 ore, l'armatore Beppe Caccia è rientrato ieri a Venezia. La Mare Ionio, invece, si trova sotto sequestro probatorio nel porto di Licata. I tempi dell'inchiesta si preannunciano lunghi. Quello che chiediamo è che al più presto queste navi della società civile siano liberate, siano messe in condizione di tornare nel Mediterraneo centrale e di tornare là dove è necessario che siano, a tutela innanzitutto della vita umana in mare. Al rientro a casa, Caccia fa il punto sullo sviluppo della missione umanitaria nel Mediterraneo. Sono rientrato ieri a Venezia dopo 40 giorni di missione a bordo della nave Mare Ionio, una missione di osservazione, monitoraggio e denuncia delle gravi violazioni dei diritti umani che sono in corso nel Mediterraneo. Caccia ribadisce ancora una volta la necessità dell'intervento effettuato. 30 tra donne, bambini, uomini che erano alla deriva su un gommone che stava imbarcando acqua e che sarebbero affogati in questo mare privo di navi che soccorrano queste persone. L'altro rischio era che queste persone fossero invece catturate.